viaggi, test, borse da viaggio. Sto provando tre marche diverse di borse, Columbus, BRN e questo marchio italiano che si chiama Kicking Donkey. Ho accessoriato la mia Cinelli Zideco perché ho in mente di fare dei viaggi più avanti, verso in primavera, quindi ho accessoriato con queste borse che secondo me sono tra le migliori. Incomincio subito a recensire questa borsa della Columbus. Il modello si chiama Saddle Bag, è una borsa impermeabile. Possiamo aprire e vedere come è fatto l'interno. La chiusura e l'apertura è molto semplice, è a strap così. Poi possiamo richiudere, avvolgerla e agganciarla. Ecco fatto. Questa striscia è riflettente, quindi la notte è un bel aiuto per le uscite anche in notturna. Poi sopra abbiamo l'elastico eventualmente per metterci delle maglie o delle giacche antivento. Pesa 335 grammi, secondo me è una delle borse posteriori sottoselle tra le migliori. Loro sono esperti, sono spagnoli, quindi Santiago de Compostela, quei percorsi lì, sono nati per quei percorsi lì, quindi direi che è un'azienda ottima per backpacking. È impermeabile e ha una capacità di 18 litri. Molto facile di installazione, si attacca da qui con lo strap alla sella e sotto la sella l'archetto della sella. Poi un'altra azienda fantastica made in Italy è questa azienda qui che si chiama Kicking Donkey. Praticamente fanno delle borse su misura con altissima qualità di materiale. Questa borsa è stata fatta appositamente per la mia bicicletta dando le misure del telaio. Adesso ci attacco l'adesivo. Wow! Adesso vi farò vedere anche la resistenza di questo materiale che è fantastico. Apriamo la cerniera. All'interno troviamo dei campioni di colore che mi ha dato l'azienda da farvi vedere. Praticamente possiamo fare in qualsiasi tinta vogliamo e questa azienda si è raccomandata di fare un test di resistenza del materiale. Adesso ve lo farò vedere. Praticamente l'azienda mi ha detto di provare a strappare questo materiale. Ad esempio mi hanno già aiutato qui, come vedete, a iniziare a strappare questo materiale incredibile. Vediamo, ci provo con tutta la mia forza. Non sto scherzando, è veramente incredibile come resistenza. Quindi direi che questa azienda secondo me sono tra le migliori al mondo come prodotti, come qualità di materiale e come personalizzazione, e in più made in Italy. Vi ricordo che metterò in descrizione il link dove si possono acquistare queste borse, specialmente questa azienda qui dove si può personalizzare a piacere con i colori a piacere, ripeto, e la dimensione in base al vostro telaio di bicicletta. Un'altra cosa incredibile sono gli straps, che sono veramente fatti bene, di qualità. Questi qui sono tra i migliori rispetto a Columbus e BRN. Dall'altra parte della borsa troviamo un'altra cerniera dove possiamo alloggiare ad esempio il telefono, molto comodo, oppure le chiavi. Sopra il tubo orizzontale del telaio troviamo questa borsa della BRN con cerniera impermeabile dove possiamo mettere degli oggetti tipo chiavi oppure qualcosa che serve durante il viaggio, quindi magari delle barrette energetiche, dell'acqua, telefono eccetera. Quindi una bella borsetta che sta sopra il tubo telaio, che non dà fastidio neanche con lo sterzo perché c'ha questo strap che è proprio nel tubo sterzo, quindi non dà assolutamente fastidio, è molto rigido, quindi non dà fastidio, non si ribalta lateralmente. È un'ottima borsa. Questa borsa sopra il tubo, che si chiama Tube Long, ha una capacità di 3 litri, come la sua borsa sorella davanti sul manubrio, con una cerniera sopra impermeabile dove possiamo mettere piccoli oggetti come chiavi oppure telefono. E in più abbiamo questa corda dove fissare eventualmente delle giacche quando magari cambia la temperatura, quindi è molto comodo avere una corda esterna per portare il nostro abbigliamento. Altra cosa, si apre facilmente così, molto facile l'apertura, si srotola così e si apre. E anche qui abbiamo della capienza abbastanza sufficiente per mettere abbigliamento per i nostri viaggi. Si fissa sopra con delle cinghie, molto semplice l'installazione, e anche qui sotto possiamo trovare l'allaccio che va sul tubo sterzo. La capienza di questa borsa è di 9 kg ed è impermeabile, quindi possiamo tranquillamente utilizzarla anche sotto la pioggia. Posso dire che queste borse sono tutte comode, veloci da installare e soprattutto veloci da chiudere, quindi
non abbiamo problemi che entra acqua perché si avvolgono le borse, quindi assolutamente nessun problema di acqua, e in più non danno fastidio durante la guida, quindi mi pare di avere trovato un setting perfetto per i miei viaggi. L'unica cosa che pensavo che dietro ci stasse la tenda della Decathlon, quella più piccola, ma purtroppo non ci sta, e quindi dovrei optare per lo zaino, quindi metterò la mia tenda dentro lo zaino e per il resto metterò abbigliamento, attrezzatura per la bici, chiavi, attrezzi vari, qui sopra metterò telefono, telecamera eccetera, e qui davanti ancora dell'abbigliamento. Nessun problema nella guida, quindi queste borse non mi impediscono i movimenti sulla bicicletta, quindi ritengo perfetto questo setting per i viaggi.